Salve a tutti ragazzi e amici appassionati di Uno, di Fiat Uno Vecchie, e amici del gruppo delle Fiat Uno. Guardate il mio ritrovamento di oggi. Una rarissima Fiat Uno a 5 porte. Fiat Uno a 5 porte, rarissima avrei la Cosenza. Forse qualche paesano che viene a Cosenza alla stazione e va bene. Ho qualche paesano al paese mio a Marano Marchesato, e va bene, allora si capisce. Se no è rarissima Cosenza, pure il colore è rarissimo. Sono alla stazione Pagnolese di Cosenza, la leggo pure al mio amico Samuel Tommasoni, che è appassionato, però peccato per questi sedili, peccato per questi favolosi sedili, erano belli, sono diventati tamarri. Ha fatto come ho fatto io, ci ho messo il lucchetto, pure lui è lo sterzo. Pure io ci ho messo l'antifurto alla macchina, perché purtroppo a Cosenza da me dovete sapere che queste macchine vecchie le rubano, soprattutto le Panda. Uno d'epoca, oggi ne abbiamo 4 ottobre 2020, abbiamo visto questa fantastica Uno, una Uno a 5 porte, una Uno 5 porte 1000 IE, non so se è 1000 IE, non ho, so che segno è questo. Comunque, una 5 porte, rarissima. La dico pure a Claudio Raffaelli, la vecchia Joe e a tutti gli appassionati di Uno Vintage. Fiat Uno blu, bel colore pure. Uno, sarebbe bello sentire il suo rombo, targata Cosenza. Bellissima Fiat Uno d'epoca. Peccato qua che il paraurti, il coso dello sportello qua se n'è venuto. Tutto qua. E qua c'è. Peccato. Ah, qua è chiuso. Ce la vedevamo di dentro. Però è bello farla vedere così. Rarissima, ragazzi, cari amici, rarissima. Pezzo veramente storico.